Allora, sono qui con SolidWorks, voglio far vedere il teorema di Talete sulla moltiplicazione, però voglio farlo vedere un po' in modo un po' strano. Cioè, adesso io vado a tirare una linea qui, ok, e poi tiro un'altra linea qui. Però devono essere orizzontali, se no non va bene. Questa sì, questa qui, questa la fisso così. Qua metto un valore da moltiplicare, ipotizziamo 8, sì. Ok, qua la lascio così. E qui cos'è che faccio? Tiro una riga così e poi vado a chiudere qua senza tanti problemi. E tiro un'altra riga, questa riga vado a incrociare qui, però metto questa contro questa parallela. Non devo fissare necessariamente un angolo, ma funziona lo stesso. Dunque metterò questo, il secondo valore che deve essere moltiplicato per 8, ok, e poi metterò qua, metterò 1. A questo punto questo segmento viene fuori 24. Ok, come si dice, è guidata. E questo non cambia se io faccio così. Ok, non cambia assolutamente. Se voglio io posso dargli un vincolo, ma non cambia assolutamente. A questo punto faccio la stessa cosa qui. Magari qui metterò 5. A questo punto uso la stessa tecnica qui, faccio da qui, vado qui e vado qui. Ok, ok, faccio 5, sì, 5, 5. A questo punto, sì, però sarebbe meglio. Facciamo 2, dai, facciamo 2 perché facciamo 12, se no, poi non cambia tanto. A questo punto vado a tirare qui, ok, ho tirato qua, tiro sempre una riga da qui a qui, metto questa contro questa parallela. E poi vado a mettere uno da qui a qui, metterò uno. Ok, dunque il valore questo qui dovrebbe essere oggettivamente 2 e non cambia se sposto, rimane sempre 2. E dunque questo è la moltiplicazione del 3 per 8, 24. E del 2 per 12, 24. Dunque, attraverso questo io posso scoprire, potrei usare questo per scoprire i momenti. Ok, certamente se io vado qui, poi potrei mettere anche questo, non cambia. Se metto questo, me lo fa a 90 gradi, sì. E se metto questo e metto 90 gradi me lo fa. Dunque sarebbe come, però naturalmente vincolato così. 3 per 8, 24 e 2 per 12, 24. Va bene. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.